E io non voglio citare in retroscena nei contatti anche con il collega, che per rispetto non chiamo neanche collega, con l'avvocato che difende il comune, perché questi risvolti probabilmente li avrà riferiti personalmente al sindaco. Quindi queste sono le cose che io vi invito ad andare a vedere, così come io chiedo a voi se conoscete qual è il testo del ricorso che ha fatto il comune. Allora, l'amministrazione comunale ha prodotto un ricorso che sostanzialmente ricalca l'ordine del giorno che avevate portato il 14 di settembre. Questo pure lo leggo e non lo commento. Pagina 32. Pur non contestando astrattamente la scelta del presidio territoriale di assistenza, occorre ribadire che è assolutamente necessario modulare tale presidio portandolo a contenere anche un ospedale di comunità. Per la verità, a pagina 34, a seguito di confronti e colloqui informali tenuti con gli amministratori del comune di Guardiagrene, il subcommissario dottoressa Baraldi ha manifestato una certa intenzione di ampliare il PTA troppo gentile previsto per Guardiagrene fino a farlo diventare progetto pilota per l'Abruzzo. Vi sarebbe la volontà di realizzare almeno le seguenti strutture: RSA, pubblica, ospedale di comunità, centro Alzheimer, punto di primo intervento H24, 118 e servizio radiologico. Si è posta in evidenza, pagina 37, l'adeguatezza del PTA previsto, inadeguato e privo di servizi essenziali per la tutela della salute, che sono quelli che vi ho letto prima. Ecco perché noi diciamo che praticamente è stato disatteso il mandato che ha avuto il sindaco, perché il Consiglio Comunale aveva deciso che bisognava opporsi al piano operativo così come era scritto, e fu l'inciso che l'assessore Iezzi puntualizzò proprio così. Invece qua che cosa si è fatto? Si è dichiarato che si è praticamente disponibili a ragionare su un PTA, presidio territoriale di assistenza, purché si fosse aggiunto qualcosa in più rispetto a quello che era scritto nelle delibere del commissario. Poi questa partita è condita da tutta una serie di avvenimenti collaterali. Allora, innanzitutto è paradossale che in tutti i comuni che hanno avuto dei provvedimenti che sono molto meno di quello che ha detto il Consiglio di Stato per noi, si gioca insieme la partita. Allora, se a Guardiagrene questo non è stato possibile, c'è una responsabilità precisa ed è quella dell'amministrazione, perché noi fortunatamente possiamo documentare che il 23 e 24 di agosto, il 10 di settembre, abbiamo scritto per dire quello che stavamo facendo. Queste domande, queste sollecitazioni non hanno avuto nessuna risposta. Ancora, quando noi abbiamo detto all'indomani della famosa commissione sull'ospedale che si è riunita in questa aula consigliare, che il dottor Dell'Ipizia aveva detto che dal 15 si sarebbero sospesi i ricoveri, prima il gruppo consigliare, poi l'amministrazione con un manifesto che chiamano il testo identico, nell'uno e nell'altro caso, avete detto che questa cosa era stata smentita, e questo manifesto è stato appeso sui muri di Guardiagrene fino a qualche giorno fa, quando l'avete coperto con l'ultimo recente. Quindi, ecco perché noi diciamo che questa storia soffre di tante mistificazioni, perché come si fa a dire che il progetto di sospendere i ricoveri dal 15 dicembre era stato smentito, se invece il fax di Budassi confermava il contenuto della delibera commissariale? E tant'è che poi quel verbale è stato, quella decisione di sospendere è stata emanata. Poi un'altra cosa, io mi chiedo per quale ragione, una volta che la direzione generale ha fatto le sue riunioni il 3 di dicembre e ha deciso di che morte doveva morire il nostro ospedale, e qualche giorno dopo la direzione generale ha emanato il provvedimento che sospendeva i ricoveri dal 15, e il giorno dopo il direttore sanitario dell'ospedale ha confermato quello che gli aveva detto ieri, perché questi documenti sono stati portati a conoscenza sabato 11 dicembre, la mattina di sabato, di quattro sindaci, tre o quattro sindaci che erano presenti in quest'aula, e i consiglieri comunali, io non dico tutti, ma almeno i capigruppo, non sono stati informati di questo?
È possibile che uno, per avere conoscenza di queste cose, deve diffidare la direzione generale dell'azienda sanitaria minacciando denunce per omissione se non vengono messi a disposizione i documenti? Questi sono gli atteggiamenti, altri che collaborazione. Dove sta la collaborazione? La collaborazione, io ribadisco per l'ennesima volta, è stata chiesta e offerta, ma ci è stata negata e rifiutata. Concludi. Sì, sì, ma concludo, Presidente, non si preoccupi. No, quando si fanno delle cose serie bisogna quando si fanno delle pesterie si può... non sto polemizzando, sto semplicemente richiamando i fatti. Quindi io vorrei sapere, nell'annunciare ovviamente il voto mio personale per l'ordine del giorno che abbiamo proposto, io vorrei ribadisco la domanda, ma anche a tutti gli assessori e in particolare al capogruppo e anche al consigliere Capuzzi che è intervenuto, al quale vorrei ricordare che il Consiglio Comunale all'unanimità per due volte ha difeso il piano sanitario regionale, a gennaio e a settembre dell'anno scorso, quindi bisogna, se si rilegge le delibere del Consiglio, quindi vorrei chiedere se sono a conoscenza di questi atti, quindi dei provvedimenti del TAR, del Consiglio di Stato e del ricorso che ha presentato il Comune di Guardia Grande. Bene, chi altro chiede la parola?